Benvenuti cari amici a questo nuovo episodio di Diritto al Punto Focus, una rubrica che mira a fare qualche breve approfondimento su temi caldi del diritto e fornire qualche linea guida. Il tema che con voi oggi voglio affrontare è di particolare attualità, in quanto vi parlerò di cosa si intende nel nostro ordinamento per pensioni di reversibilità e andando poi nello specifico di questo argomento vorrei affrontare la situazione che si verifica nel momento in cui il titolare di tale pensione decede, ma si è anche risposato, quindi all'atto del decesso è presente una moglie attuale superstite e un'ex moglie separata o divorziata. Al termine di questo breve video, dunque, in pochi e semplici passaggi, avrete ben chiaro quali sono i diritti di una moglie superstite e di un'ex moglie separata o divorziata sulla pensione di reversibilità. Prima di iniziare, vi invito come sempre a seguirci su tutti i nostri canali social, nonché ad iscrivervi al nostro canale YouTube, cliccando sul grosso tasto rosso sotto di me, non vi costa niente ed è un modo per rimanere sempre aggiornati con noi. Ma adesso iniziamo e partiamo dalla definizione di pensione di reversibilità, la quale consiste in un trattamento previdenziale erogato dall'INPS ad alcuni parenti di lavoratori autonomi o dipendenti che sono deceduti e avevano una posizione previdenziale INPS o comunque percepivano già una pensione erogata dall'INPS. Infatti, nel gergo comune, si è soliti sentir parlare di pensione diretta o di reversibilità qualora il soggetto che appunto decede già godeva di un trattamento pensionistico erogato dall'INPS, vuoi una pensione di inabilità, invalidità o vecchiaia, ovvero di pensione indiretta qualora il soggetto non godeva in vita insomma, di un trattamento pensionistico, ma aveva già maturato 15 anni di assicurazione e contribuzione all'INPS, ovvero 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui gli ultimi 3 prima del decesso. Andando avanti con l'argomento del nostro focus, mi vorrei soffermare sulla prima figura di cui vi ho parlato all'inizio del focus. Vorrei appunto quindi partire dalla moglie separata. Che cosa succede alla pensione di reversibilità? Lei ne ha diritto o no? Appunto, in caso di separazione non si perdono i diritti sul patrimonio ereditario dell'ex coniuge, pertanto non perde nemmeno il diritto alla pensione di reversibilità. L'unica eccezione la si ha nel caso in cui, al termine di un procedimento di separazione, le sia stata addebitata, quindi in caso di separazione con addebito, in quanto appunto è stata ritenuta lei responsabile della conclusione del matrimonio, perde anche il diritto alla pensione di reversibilità. Invece, per quanto riguarda il coniuge divorziato, lo stesso può percepire la pensione di reversibilità, ma solo se sono presenti determinate condizioni che ora in seguito vi elenco. Prima di tutto, la sentenza appunto di divorzio deve essere intervenuta dopo l'inizio dell'attività lavorativa da cui deriva l'erogazione del trattamento previdenziale, quindi della pensione di reversibilità. Inoltre, ovviamente il coniuge divorziato non deve essersi risposato, altrimenti perde tale diritto. Ed infine non deve aver percepito l'assegno di divorzile una tantum, quindi in un'unica soluzione. Questo significa che prima del decesso dell'ex coniuge, la moglie divorziata stava percependo l'assegno divorzile mensilmente, quindi deve dimostrare appunto di averlo percepito ogni mese dall'ex coniuge. Arriviamo infine alla situazione che si verifica nel momento in cui vi è un ex coniuge, ma anche un coniuge attuale, in quanto il titolare della pensione di reversibilità deceduto si era anche risposato. In questo caso, la legge non stabilisce in quali termini, appunto, porre in essere tale divisione del trattamento previdenziale, quindi non c'è un articolo all'interno del nostro ordinamento che sancisce come regolamentare
tale divisione. E infatti in questo caso a colmare tale lacuna è intervenuta la giurisprudenza anche recente, che ha appunto sancito quattro circostanze sulla base delle quali il giudice, nel momento in cui un ex coniuge appunto può agire in giudizio per far valere il suo diritto a appunto la pensione di reversibilità da parte dell'ex coniuge, quali sono quindi i parametri su cui il giudice poi al termine del procedimento consentito si dovrà basare per stabilire la divisione di tale trattamento previdenziale. Prima di tutto, il giudice si baserà sulla durata di entrambi i matrimoni, quindi per stabilire in quale percentuale erogare appunto tale pensione di reversibilità. Inoltre, anche sulla durata delle convivenze prima della vita matrimoniale, purché appunto vi sia stata vita comune tra appunto i due soggetti. Infine, si dovrà basare sull'entità dell'assegno divorzile di mantenimento, insomma, percepito dall'ex coniuge e sulle condizioni economiche in cui versano entrambi i soggetti. Quindi a seconda dello stato di necessità e di bisogno dell'uno e dell'altro. Spero di essere stata chiara ed esaustiva, altrimenti per qualsiasi dubbio, informazione, curiosità o domanda potete scriverci agli indirizzi info@diritto.it e consulenza@diritto.it. Al prossimo Focus!